Buongiorno a tutti e benvenuti a Ventimiglia. Ringrazio ANCI per aver scelto la nostra città come sede per questo incontro tra tutti i comuni del comprensorio per portare all'attenzione di tutti i sindaci e amministratori quelle che sono le tematiche importanti del momento, quelli che sono i provvedimenti che sta prendendo ANCI, quelle che sono le necessità dei comuni che vengono trasmesse ad ANCI affinché si rapportino con la Regione e con il Governo. Un incontro, credo, fondamentale, che è un inizio di collaborazione tra i vari livelli amministrativi e politici. Qui questa mattina ci sono tutti i comuni del comprensorio, rappresentati tra sindaci, assessori o diciamo delegati gli uffici tecnici e varie altre entità. C'è la Regione Liguria, c'è il Parlamento, c'è il Governo, e quindi è un bellissimo momento di confronto. Le necessità sono tante, a partire dai segretari comunali, a partire dalle esigenze dei piccoli comuni, per arrivare alle questioni sanitarie, per salire ancora allo sblocca cantieri e a tutte le normative che sono in essere e che devono essere recepite dai comuni, ma per cui i comuni hanno spesso necessità, soprattutto i piccoli comuni che non hanno una struttura organica ben definita, hanno necessità di supporto, perché se no non se ne esce da questa giungla di, come dire, regole e regolette. Questo credo che sia un momento importantissimo. Sono pervenute a noi sindaci una serie di informazioni e di novità normative assolutamente interessanti. E si può aprire in questo periodo uno scenario diverso anche per le misure emesse in queste recentemente dal governo. In particolare credo che sia sul decreto crescita che sullo sblocca cantieri ci possono essere sicuramente delle opportunità di velocizzare, diciamo, quelle che sono le procedure che spesso, no, rallentano l'operato amministrativo delle varie amministrazioni. Quindi da questo punto di vista si può procedere più celermente e rendere attuabili molte idee che noi sindaci abbiamo sicuramente in programma. Riferendo al mio comune, stiamo in questo momento progettando due interventi importanti di edilizia scolastica finanziati, e sicuramente le misure introdotte nel codice degli appalti ci consentiranno di arrivare, credo, con maggiore facilità alla aggiudicazione dell'appalto. Intanto è un'occasione di incontro, perché i sindaci, soprattutto i sindaci dei piccoli comuni, non devono sentire le istituzioni, le altre istituzioni lontane da loro. Anzi, come regione stiamo lavorando in squadra, in rete, molto bene anche con l'ANCI, che è la rappresentanza dei comuni, per fare anche progetti insieme per quanto riguarda le mie deleghe della sicurezza integrata, percorsi di formazione per quanto riguarda i temi legati ai minori, più tutte le altre attività che riguardano ovviamente la sanità e le politiche sociali. In particolare questa mattina però un evento che spiega le ultime iniziative del governo trasformate in legge dello Stato, che puntano proprio ad andare incontro alle esigenze dei piccoli comuni, dalla necessità di fare lavori di manutenzione, alle assunzioni, il tema dei segretari comunali, insomma è proprio la vita dei nostri piccoli comuni, che sono una ricchezza e come tali devono essere difesi. Cercato di far capire che per quanto riguarda la nostra vallata, la Val Nervia, una cosa molto importante è la metanizzazione dei paesi. I piccoli paesi, diciamo, ora il metano arriva a Dolceacqua. I piccoli paesi sopra Dolceacqua oggi hanno il GPL che ha dei costi che sono proibitivi. Per cui sia le aziende, sia i privati, sia tutte le persone, specialmente durante l'inverno, devono sostenere dei costi che sono molto alti, e in tanti casi addirittura ci sono persone che tendono, come dire, o a non venire, quelli fluttuanti, durante l'inverno, oppure addirittura se ne vanno, se hanno qualche altra casa giù, perché risparmiano, diciamo, abbastanza, ecco. Pertanto questo ritengo sia una delle priorità, e dobbiamo in un certo qual modo avere la forza ed avere anche la percezione di inserire queste,
di avere la possibilità di avere qualche finanziamento o col prossimo PSR oppure in altri casi, ma cercare di considerare questa metanizzazione per l'entroterra una priorità.